Allora, innanzitutto grazie per avermi invitato, sono veramente felice di essere qui. Siamo partner vecchio, sì. Siamo stati sicuramente pionieri nell'insediarci in questi spazi e oggi continuiamo ad essere presenti orgogliosamente, ostinatamente e con convinzione. Credo che l'opportunità di collaborare con FBK sia all'origine del nostro insediamento, per cui trovare un territorio fertile che mette a disposizione una serie di competenze, opportunità ed ecosistemi che possano valorizzare l'importanza di mettere in pratica ricerche che vadano verso il mercato è per noi una leva fondamentale. Per quanto mi riguarda, visto che oggi si parla di innovazione, diciamo l'elemento fondamentale è che noi abbiamo bisogno di mettere in campo delle iniziative che nascano da un'idea di servizi verso l'industria, la pubblica amministrazione, l'agricoltura, che sfruttino al meglio tutte le tecnologie che oggi abbiamo in campo. Questo significa innovazione, significa dialogare con gli attori del territorio, dialogare con gli attori scientifici e istituzionali del territorio che meglio rappresentano le esigenze e definire insieme dei percorsi di innovazione, dei percorsi di miglioramento che abbiano un impatto a livello locale e a livello globale, in un'ottica local. Quello che stiamo facendo con FBK è una esperienza di codefinizione di un processo di innovazione per la pubblica amministrazione nelle Digital Cities. I dati, come diceva il dottor Camisa, sono una parte essenziale in questo processo di innovazione, perché attraverso lo sfruttamento dei dati nel miglior modo possibile, dati che vengono da un ecosistema di provider di servizi, possiamo immaginare di costruire dei servizi nuovi che possano facilitare la vita dei cittadini, possono facilitare la vita delle imprese, possono migliorare il rapporto fra istituzioni e imprese o fra istituzioni e cittadini. Per mettere a terra queste cose che noi intendiamo fare, abbiamo dei progetti, vogliamo mettere in piedi delle iniziative che guardino a dei PCD congiunti, di questo abbiamo parlato con il professor Profumo, ad oggi ancora non siamo riusciti ad attivarli. Ma conto che già con l'anno prossimo riusciremo a fare delle cose che vedono sostanzialmente raddoppiare la nostra capacità di mettere in pista dei PCD. Perché se fattorizziamo le risorse e condividiamo questa challenge, è chiaro che noi riusciremo a raggiungere questo obiettivo.